Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Nello scorso video, il Team Galassia è riuscito a risvegliare Dialga e a portarlo a forza sulla Terra e cercando poi di imprigionare il suo potere con una catena rossa. A quanto pare qua si chiama catena rossa e non rosso catena, ma vai a capire perché. E Cyrus era quasi riuscito a imbrigliare il suo potere quando i Pokémon dei laghi sono intervenuti. Hanno liberato Dialga dall'influsso della catena rossa, ho sconfitto un'altra volta Cyrus e ho anche catturato Dialga. Con una Pokéball, lascia fare. Oggi quindi che si fa? Beh, speravo di riuscire ad arrivare ad Arenipoli. Non dovrebbe volerci poi molto alla fin fine. Parto ovviamente da Pratopoli, così mi prendo anche l'oggetto che sta qua sopra. Che cos'è però non ricordo. C'è un Pokémon prima. L'unica cosa che mi tange un pochino è che ora i Pokémon ce li ho tutti. E Lopunny sta iniziando anch'essa a provare affetto per l'allenatore. E non semplice amicizia, perché Lopunny si evolve per amicizia e qui amicizia e affetto sono due cose ben distinte. Vediamo come va. Attenzione, attenzione, attenzione! Allora, quando fa vedere la faccia dell'allenatore vuol dire che il Pokémon selvatico ha le IV alte. Si potrebbe provare a resettare quindi davanti a un leggendario per provare ad averlo con le IV alte. Allora, ha 31 IV in difesa speciale e velocità, perché è natura cauta, o in inglese careful. Però Wingull è un attaccante speciale e no. Attacco ce l'ha bassina e difesa ce l'ha intorno al 28, io credo. Quindi, beh, no. Però... per le IV che ha, insomma, con il breeding si potrebbe dare, insomma, una ripulita al tutto. Anche se, non è detto che un Pokémon con tutte le IV al 31 in statistiche che non andiamo a toccare con l'allenamento sia per forza più forte, eh. Ok, intanto ho trovato la chiave suite in questo punto della ragazza che se l'era persa. Andiamo a restituirgliela, così magari, insomma, ci dà anche qualcosina come ricompensa. Sì, vabbè, però non devi entrare. Dopo facciamo pensieri strani. Allora, che mi regali? La bottino. Per completismo. Speravo in una MT, ma niente. Però attenzione. Bella. Ah, altri allenatori ci attendono. Però io direi di andare un attimino a controllare un oggetto. E questo oggetto è proprio qui, eccolo qua. Ricarica totale. Buona ricarica totale. E qua sopra mi sa che però non c'è altro. No, infatti è una strada chiusa. Però Anasi ha trovato Bakahaban. Magari quando farò le gare faccio i Poffin e faccio anche le bacche. Cioè coltivo le bacche e faccio i Poffin. Vabbè, l'ho detta in maniera diversa. Che noia! Chi decide di aiutarmi a rompere questa monotonia? Sì, perché no? Sconfitto l'Elegantone, aveva solo un Luxio debolino, purtroppo. E abbiamo anche dei pescatori. La strada per arrivare ad Arenipoli non è proprio corta ma neanche lunga. È una cosa giusta, diciamo. Non è come la strada per arrivare a Tarfield che devi fare 2 ore di gioco. Ed è carino avere una palestra, la prima palestra lontana. È bello anche avere le altre palestre, tutte quante distanti, ma... il problema di Pokémon è proprio questo, che la gente non ha voglia di esplorare. Purtroppo i tempi sono cambiati, purtroppo, e il target non siamo noi trentenni che siamo cresciuti a Pokémon e percorsi intricati. Mannaggia Mewtwo per trovarlo dentro la grotta celeste. Le madonne che ho dovuto tirare giù per trovare la strada giusta, che mi sbagliavo sempre. Però, leggende Arceus. Non ci sto puntando molto, ma dopo l'ultimo trailer sembra che si possa craftare, si possa, insomma, avere anche Pokémon di grandezze diverse. Si è visto in un trailer coreano
che Warbol era più piccolo e in quello italiano era più grande, o viceversa, ma non ricordo di preciso. Ma sembra che i Pokémon abbiano grandezze diverse, quindi... Ben venga se è così. Io sono davvero fiducioso per alcuni aspetti, ma per altri non ci punto minimamente. Non metterei la mano sul fuoco sul dire che Arceus sarà il miglior gioco Pokémon dopo Bianco 2 e Nero 2. Per carità, Sole e Luna, Usum, Ultra Sole e Ultra Luna, più che Sole e Luna, sono dei bei giochi Pokémon. C'è sempre quel problema di Rotom che rompe le palle ogni 3x2 che ti porta per mano. E no, devi andare a quella strada perché io dico che devi andare in quella strada. Ma fammi esplorare. Se mi togli l'esplorare e sbagliare strada... Ah, Feebas. Feebas, c'è un modo molto semplice in realtà per trovarlo. Ha a che fare con la lotteria di Giubilopoli. E ci sono... 5 punti specifici in cui pescare Feebas in un laghetto e in base al numero della lotteria di quel giorno ti dà, con un calcolatore trovato su internet, ti dà il punto preciso dove trovarlo. Magari se ritrovo il sito ve lo lascio in descrizione, così magari potete anche voi trovare Feebas più facilmente. Che sia uno short questo, chi lo sa. Dunque, ai ai ai, Pikachu Fan Club, what? Ok, cambiamo perché Acti ce n'ha preso un po'. Oddio, potrei farcela ad allenare Elzy in questo punto. Però mi tocca ancora affrontare qualche altro allenatore. Intanto però devo anche prendere l'oggetto che si trova qui. Un barattolo di miele, va bene. Ok, andiamo un attimino a fare visita al Fan Club dei Pikachu qui. Che mi sa che c'è qualcosa di interessante. Non è vero, però c'è. Oh mio Dio, che belletti però. Voglio provare a diventare campione con una squadra di soli Pikachu. Mica sei arasciommati. Pikachu. Eh sì, perché questo era un foreshadowing di Pikachu Gigamax, che fa, quando scende in campo fa B. Certo però che è un Pikachu più lento di LZ, di un Drifblim. Non me lo sarei mai aspettato. Pika, ma che per favore di fare pratica, allegnate pratica, no, si scherza bambini, no, allegnate bambini. Gara di dimensioni Pokémon, cercasi Pokémon grandi. Te lo faccio vedere io un Pokémon grande, in teoria Gyarados dovrebbe essere bello grosso. Che sogno che ho fatto, era davvero stupendo, ho sognato che un allenatore mi portava a Remoraid gigante. Va bene, non sono io quell'allenatore probabilmente. Sei tu? No. Ah, questo fa gara di Pokémon giganti, va bene. Intanto io esploro pazzo, perché ovviamente Pokémon, se non esplori, non giocare. Barattolo di miele. Un po' mi dispiace che sia solo miele. Il miele si può anche comprare, non capisco perché te lo fanno trovare così a buffo. Come strumento che tra l'altro è nascosto, che non puoi neanche vedere senza ricerca strumenti o se hai un occhio allenato. Perché giochi a Pokémon da quando avevi 9 anni, certo. E qui mi sono bruciato la lotta in doppio come un idiota. Occhio allenato, veteran. La guardia qui è troppo presto per affrontarla. Qui c'è qualcosa di sicuro nascosto. Vabbè, intanto qui c'è l'alberello da tagliare. Bidoof con i suoi dentoni lo butta giù. Bravissimo Bidoof. E ci prendiamo un flacone di carburante. Diesel... Io faccio solo diesel, la macchina mia fa solo diesel, quindi... Però anche l'Ultra Ball. Magari al posto della pallina da tennis mettiamo un Ultra Ball. Ah, però preferisce coccolare sto Pokémon anziché lottare con me. Vabbè, oh, io ho fatto una richiesta, poi se me l'accontenta. I soli strumenti che si possono lanciare sono Pokéball. Ma sarà vero? Voglio che la gente ci pensi su. È per questo che regalo la macchina tecnica che contiene Lancio. Lancio può essere molto buona se lanci una palla ferro. Oddio, si chiama palla ferro, quella che praticamente ti fa attaccare per ultimo. La mossa lancio non ha effetto se il Pokémon non ha con sé uno strumento, e mi pare giusto. Che si lancia... Beh no, in teoria un Infernape, essendo una scimmia, potrebbe lanciare la sua cacca. È lore. Però ragazzi, ridendo e scherzando e prendendo a palle ombra in faccia dei bambini, stiamo arrivando ad Arenipoli. E ci siamo, eccoci qua, questa era la strada, era la curva e ci siamo. Che bello. Quindi anche oggi sfida in palestra, pensavo ci volesse di più, ma no.
Faccio un piccolissimo esploro di Arenipoli e poi per finire la palestra. Arenipoli non è che offre molto, ma ha, se non sbaglio, un posto dove comprare i bolli. Mi pare che fosse ad Arenipoli. Anche perché nei vecchi giochi ad Arenipoli potevi mettere i bolli, quindi sì, per forza qui ci sono. Invece qua te li regalano fin dall'inizio, è una cosa molto carina in effetti, che fin dall'inizio tu possa mettere i bolli. Oh, allora, vediamo un po'. Arenipoli si qua per... se vogliamo... l'albero di miele. Ho sentito dire che il capopalestra di Arenipoli si annoia. A quanto pare c'è penura di sfidanti in gamba al momento. La palestra di Arenipoli in una parola? Incredibilmente elettrizzante. Oh, ne ho 7-2. Ah. Molto divertente. Io... Che succede? Chi è lei? Oh, amico allenatore! I tuoi Pokémon sono molto forti, riesco a percepirlo. Oh, scusa, che sparato. Dovremmo presentarmi. Io mi chiamo Vulcano. Sono uno dei Super 4 della Lega Pokémon. Stavo pensando a una cosa, e tu capiti proprio a fagiolo. Si tratta del capopalestra di questa città. Anche la musica. Il capopalestra ha decisamente perso il suo entusiasmo perché ultimamente ci sono stati pochi sfidanti che valesse la pena affrontare. Si annoia così tanto che passa il tempo a ristrutturare la palestra. Poi c'è stato il blackout che di certo non l'ha aiutato a stare su di morale. Sai dove voglio arrivare con questo discorso, vero? Vorrei che tu gli concedessi una spira tanto infuocata da poter riaccendere la sua passione per le lotte. Conto su di te, in gamba! Grande, eh? Allora, prima di tutto andiamo a curarci i nostri amici Pucimans. Qui cosa abbiamo? Mercato di Arenipoli, assortimento di bolli internazionali. Ecco, se volete comprare i bolli potete venire qui. Ok, fiocco merito perché Lopunny a questo punto è arrivato anche, lui, anche essa d'affetto. Quindi, ah, ogni giorno cambiano i bolli. Sì, vabbè, tu non me li dai però. Dammeli tu allora. Oh, bollo lampo, interessante. Bollo fuoco, sì, ce l'ho. Vabbè, carini, carini comunque. Non li prendo per il momento, ma con uno sguardo veloce mi è bastato capire che non li voglio. Oh. Insegna completamente bianca senza nessuna scritta. Wow. Ma è vero? Cioè, non è che si sono dimenticati. Perché è incodato il fatto che non c'è nessuna scritta. A meno che... No, vabbè, no, è fatta apposta, dai. Attenzione, però, c'è una ragazza qui. E mi chiamo Jasmine, sono una capopalestra. Oh, scusa, non sono la capopalestra di questa città. Sono una capopalestra nella regione di Johto. Hai sentito parlare di Johto? Spero di sì. Oh, se non era medaglia della palestra di questa città dovrei tornare indietro. Però posso andare volendo. Ok, grazie. Però consiglio ben accetto. Ok. Qui abbiamo adorabili fiocchi per i Pokémon. Anche lei dai fiocchi? Ho parlato con lei. Ha detto si sente tanto sola e suo marito è un marinaio e non c'è mai a casa. Ogni tanto viene a fare due chiacchiere wink wink con me. O manca la A o si può dire anche vieni trovarmi. Vabbè, non lo so. Non ne sono sicuro, però a volte capita che nei giochi lasciano qualche lettera. In Yo-Kai Watch un'intera frase non c'è. Ah, la nonnina ci dice che Cyrus abitava qui. E sembra preferire la compagnia delle macchine a quella della gente. Che ne sarà stato di lui? Meglio non saperlo. Attenzione però, qui c'è una pietra tuono da Arenipoli. Se non ci fosse una pietra tuono per terra sarebbe strano. Una casa tutta quanta isolata. Questo per andare a fare la spesa. Tutto nuride. Attenzione, ho un Pokécron, sì. E stai facendo nuove applicazioni. Ho dei Pokémon con nature diverse. Ok, quindi mi dà l'applicazione calendario. Va bene. Natura ingenua, ce l'ho? No, non ho catturato abbastanza Pokémon. Tutte quante nature uguali, più o meno. Vabbè, se però venite qui a casa di questo ricercatore, su questa roccia solitaria, con i Pokémon della natura, lui vi chiede una natura, gli portate un Pokémon con la natura che vi richiede e vi darà nuove applicazioni per il Pokécron. Bene.
Attenzione però, stavo esplorando il faro quando guarda un po' chi mi trovo. ciao! E così, tu sei il prossimo sfidante della palestra di Arenipoli. Ok, ho deciso. Se scopro che sei debole, sfiderò la Lega Pokémon. Ho finito con la ristrutturazione della palestra, quindi posso andarmene. Ora più che mai fremo dalla voglia di fare delle lotte emozionanti. In qualità di miglior capopalestra della regione di Sinnoh, darò libero sfogo alla mia potenza. Mio fratello proprio lui. Annoiato dalla vita, mi piace. Vediamo un po' col binocolo che vediamo. C'è questa nebbia. Bella, senti anche la musica. Madonna ragazzi, Pokémon con le musiche. Non sbaglia un colpo. Pokémon poi ha diversi compositori. Diciamo che Masuda dirige l'orchestra e compone anche qualcosina, ma Diamante e Perla un lavorone eccezionale da parte di tutti è stato. Per le musiche Pokémon non sbaglia un colpo. Bene, direi quindi che avendo esplorato tutto si va ad affrontare la palestra, non c'è altro da fare. Ehi, ciao, finalmente è tornato. Sembrava anche di ottimo umore. Ho l'impressione che abbia intuito subito che sei un tipo tosto. Veramente ha detto che voleva sfidare la Lega. Scommetto che non vede l'ora di affrontarti. Ricordati qual è la tua missione. Offrigli una sfida infuocata che risvegli la sua passione per le lotte. Allora ti aspetto da Lega Pokémon. Cosa? Mi aspetta la Lega Pokémon. Quindi lui vuol dire che è un Super 4. Shock! Dunque, il capo palestra è appena tornato. Che bello. Ok. Parliamo con Guido. Ehi, come va, futuro campione? Fammi dare un'occhiata alla tua teca allenatore. Vediamo quante medaglie hai. 1, 2, 3. Oh, wow, ne hai già 7. Significa che se riesci a battere il capo palestra di questa città potrai finalmente affrontare la Lega Pokémon. E significa anche che questo sarà il mio ultimo consiglio. Ormai ci siamo, giovane allenatore. Quindi apri bene le orecchie per un'ultima volta. Questo capo palestra è un esperto di Pokémon di tipo elettro. È quanto da dirti. Il resto dipende da te. Eh sì ragazzi, comunque le medaglie... Ehi. Le ho lucidate. Hanno perso un po' il loro smalto perché le ho lucidate un paio di giorni fa. Forse anche tre. Purtroppo non gioco molto in portatile, non ho la pazienza di tenermi il gioco in portatile. Quindi, ecco qua. Una volta in questa posizione si va di qua e si va così. Ok, Lopunny è davanti. Ce la farai a raggiungere il capo palestra? Sicuro di potercela fare? Sì, sono fiducioso delle mie abilità. Scolara, vittorina. Vittorino è il loro... Mi pare che c'era una marca che si chiamasse Vittorino quando lavoravo in macelleria. Una delle varie. Ma vinta facilmente, dai. A parte le due paralisi, gli ingranaggi girano. E anche la mia testa, oh, come gira. Basta che chiudi gli occhi, non te ne accorgi. Non è vero. Te ne accorgi comunque. Ah, sì. Questa me la ricordo. Oddio, questa... Non è... La seconda parte, mi pare, che per capirla ci ho messo le ere geologiche. Eh sì, infatti non è questa, ma è l'altra, che giravano di più, è un casino era. Questa è la palestra più tosta della regione di Sinnoh. Ecco perché sono qui, per imparare le migliori tecniche di lotta. Impara le mie. Battuto anche lui, in pochissimo tempo. Andiamo qui e poi scendiamo qui e sconfiggiamo anche lui. E la strada è già pronta. Qui praticamente con una mossa sola. Vittoria, ciò che voglio è la vittoria. Un accordo di chitarra per fare la mia gloria. Vittoria, ciò che sogno è la vittoria. Vai mio Pokémon, metti fine a questa storia. Sì, anch'io suonavo la chitarra. Ora mi ricordo solo come si fa il Mi Bar Re e basta. Non mi ricordo nessun accordo. Perché Mi Bar Re è quello più facile da eseguire.
che vergogna. Beh, Jerry chitarrista, Jerry Calà. Non ce l'abbiamo fatta, niente bis stavolta. Oddio, una rima un po' diversa, ma ci stava. Fai un'altra rima, fammi sentire. Ah no, non la fa, va bene. Andiamo avanti. Pikachu! Oh, a questo punto siamo di qua. Oh, oh, qui ragazzi, qui ci sarà da divertirsi. Non importa se sei allenatore o chitarrista, ci vuole impegno per migliorare le proprie abilità. Questo sono d'accordo. E infatti devo sconfiggerti per migliorare le mie abilità. Sconfitto anche Sean chitarrista, molto facilmente a dire il vero. Piuttosto più facile rispetto agli altri. Allora, si va qui. E si cambia. Perfetto, si scende. Si va qui e si prende questa strada. E poi si prende la sfida contro la fanta allenatrice. Non sto cercando solo allenatori tosti contro cui lottare. Mi trovo qui perché voglio delle sfide che sappiano elettrizzarmi. Quindi vuoi allenatori tosti, perché per elettrizzarti ha fatto la battuta, sì, però per essere una sfida elettrizzante, insomma, ci vuole quello che ci vuole, un allenatore forte. Ti sei elettrizzata con questo botto in testa? Spero di sì. Che forze elettrizzanti sono? Sotto shock. Lo so. Bene, andiamo qui dunque. Alrighty, altro allenatore, chitarrista. Zap! Il capo palestra si annoiava così tanto che ha deciso di trasformare completamente la palestra. Cassio. Picassio. Secondo me dopo questa palestra Mint avrà un trauma cranico perché sto facendo solo botte in testa. E allora? Zap! Finito. Non ha niente da dichiarare. Qui come funziona invece? Si va ancora qui. Si prosegue per di qua. Lì c'è un altro allenatore da affrontare, si scende qui. Ma prima di affrontarlo... Eccoci qui. E dunque, tu chi sei? Wow, ne hai fatta di strada. Purtroppo però ora ti toccherà tornare indietro. Non hai nessuna possibilità di battermi. Oh, Zaki sconfitto. Bene. Dovrei anche ricaricare Lopunny, ma prima devo vedere un attimino cosa diavolo succede qui. Ok. Dunque... Ora, se non sbaglio, eccoci qua, bastava un solo giro. E dunque, siamo arrivati all'ultima palestra della Lega di Sinnoh. L'ultima medaglia è a portata di mano. E va bene, sfidante. Non capita spesso, ma alcuni allenatori decidono di venire a sfidarmi. Si tratta di lotte noiose, neanche una goccia di sudore per batterli. Ah, io sono Corrado, il capo palestra. Si dice che io sia il capo palestra migliore della regione di Sinnoh, ma... Beh, non importa. Spero che tu sia l'allenatore che mi ricorderà quanto è divertente lottare. Iniziamo con un Raichu, Corrado? Va bene. Che belle scarpe però che ha Corrado, le vorrei anch'io. Che marca sono? Converse? No, non credo. Allora, Raichu, batti in testa? Invertivolt, perché hai fatto Invertivolt? Cos'hai di peggio di Raichu da mostrarmi, Corrado? Ambipom! Ah, Ambipom! Va bene, Ambipom, ci posso stare. Ma rendiamo con botte in testa, doppio calcio? No, bruciapelo per farmi tentennare, A tecnico sicuramente questo Ambipom. E quando dovrò riaffrontarlo nei rematch ai capi palestra, mi distruggerà, me lo sento. Doppio smash colpisce sempre due volte. Dai, botta in testa, Mint! Ok, attenzione però, perché c'è attacco rapido. Lo so che avrebbe usato ricarica totale, me lo aspettavo, non c'è problema. Wow! Certo che attacco rapido è forte però, No, latte mummo, no, iperpozione che almeno recupero quasi tutto. Eccola qui. 143 PS, dovrei resistere a un altro doppio smash. Mint è felice, lo so. Purtroppo. Aia!
Questo Embipom non ha amore per nessuno. Brutto colpo con tecnico. E dai. Allora. Basta. Ma basta. Che fulmine è? Tonto. Potevi fare doppio smash. Mi distruggevi. Allora. Adesso ci riproviamo. Attacco rapido. Sì. Ne ha due. È giusto, è giusto. Ogni volta... Ah, brutto colpo, dico, ogni volta fa di più. Ah, oddio, pensavo di che era incantevole. Dico, cosa è successo? Invece quando fai brutti colpi fai cuoricini, perché mi adora. Ma sta meccanica spero non esista più mai nei Pokémon. Deve scomparire sta meccanica. Ok, l'innamoramento impedisce di attaccare. Botto in testa. Non ce la faccio. Oddio, potrei anche finirlo veramente, sai? Ultima scelta. Già è arrivato, ultima scelta. No, ci manca ancora per ultima scelta. Ehi. Bruciapelo e doppio smash. Oh. Oh, finalmente. E uno è andato, vai. Ma che fare? Tornerà e ci torna, sicuramente. Cambio. Oddio, no, potrei rimanere, Potrei rimanere. Raichu non è... Oddio, non è troppo veloce, dai, alla fine. Questo sì, questo è veloce. Ok, ho capito, lui fa inverti volte proprio a diritto. Non interessa mandargli altri. Sì, infatti, ha Octillery perché... Non si sa perché ha Octillery. Pokémon comunque... Di tutto rispetto, Octillery, è un carro armato. Anche se il design suo era veramente un polipo coi cingolati. È Octazooka che fa male, sì. Eccola là. E diminuisce la precisione. Ovviamente. Ma noi con botto in testa lo prendiamo comunque. Oh, a questo punto, caro mio, è Luxray, vero? Guarda, cambio perché non ne posso più di vedere quel Raichu. Quel Raichu mi ha proprio dato noia. Basta? Oh, finalmente. lo so. Difesa e difesa speciale. Oh, a questo punto gli è rimasto solo Luxray, vero? Potrei rimandare Mint a prenderci le botte finali, però... Proprio saccagnata alla fine. Dai, proviamoci, dai. Eccola qua. Ben fatto, Anasia. Sì. Entra, pulisce il campo e via. Sweeper. Stai in guardia. Ora tiro fuori il mio asso nella manica. Bello. Prepotenza. Aia. Questo fa male. Attacco rapido perché so che non potrei fare altro. Beh, non è del tutto giusto. Chi è più veloce però, io? Ma a saperlo. Purtroppo Codacciaio mi ha abbassato la difesa e questo gli ha garantito la kill. Pensavo fosse più veloce e più cattivo. Invece no, mi sbagliavo. Dunque, acrobazia è esclusa, zuffa, pugno rapido, ruota fuoco, dai. Godiamocela un pochino, anche se penso che... Bacca cedro. Ottimo. Allora, pugno rapido non te lo toglie nessuno il turno dopo. Tu che fai? Fulmin denti. Non t'azzardare a paralizzarmi. Va bene. È assurdo. Questo non l'avevo previsto. Va bene. Fulmin denti. Oh, attenzione. Evita la mossa. Già... Eh sì, e pugno rapido e via. Finita. L'ottava medaglia della Lega di Sinnoh è in mio possesso. Mi hai battuto. Ho percepito il tuo ardore e la passione rovente con cui hanno lottato i tuoi Pokémon. Roba da brividi. Ti ringrazio per questa sfida eccezionale.
Ci volevo io. È stato l'incontro più divertente che abbia fatto da non so più quanto tempo. Tu e i tuoi Pokémon siete fenomenali. Non vedo l'ora di scoprire come si evolverà il vostro modo di lottare in futuro. Questa è la tua 8ª medaglia. Te la sei meritata. Yeah. Credo che Corrado si possa vedere bene, non ne sono tanto sicuro. La medaglia faro ti permette di usare la mossa MN cascata con i Pokécron. Questa mossa ti sarà indispensabile per raggiungere la Lega Pokémon. Inoltre, poiché hai raccolto tutte e 8 le medaglie, qualsiasi Pokémon ti obbedirà senza esitazione. Tieni, vorrei darti anche queste. I bolli e le MT57. La MT contiene la mossa raggio scossa. Può aumentare l'attacco speciale se va a segno, è davvero un portento. Parole finali? La tua prossima meta è la Lega Pokémon. È ora che tu attraversi il mare e percorra via Vittoria. Mostra alla Lega Pokémon le vere capacità della tua squadra. Con il tuo talento saprai dare vita a delle sfide capaci di entusiasmare persino i Super 4. Non avevo notato che in alto a destra tenevo il Pokécron attivato. Dopo un po' mi sa che ci si fa l'occhio e non lo noti più. Finalmente! L'ultima medaglia è in mio possesso e posso andare a sfidare la Lega Pokémon! Non vedo l'ora! Quindi che altro fare? Andare a prendere la MN cascata da Jasmine? Oh Link, hai battuto il capo palestra? Ero sicuro che ce l'avresti fatta. Ma vuoi sapere una cosa? L'avventura non è ancora terminata. E sai perché? Perché tu e la tua squadra di Pokémon potete fare molto di più. Ad ogni modo sono orgoglioso di voi. 8 medaglie della regione di Sinnoh. Ben fatto! Già. Jasmine, ha recuperato anche la medaglia. Questa città mi fa sentire a mio agio in un certo senso. È vicina al mare e c'è un faro. Oh, è la medaglia di questa città. Devi essere davvero forte. Per favore, prendi anche queste. Delle MT-99, che sono cascata. Quelle MT contengono la mossa cascata. Se usi cascata tramite Pokécron puoi raggiungere la Lega Pokémon. Io non sono brava con le parole. Ad ogni modo, buona fortuna. Diciamo che Jasmine qui era un foreshadowing per i remake di Oro e Argento. Qui invece, secondo me, c'è solo come escamotage per darti cascata. Remake fedeli, anche se in realtà hanno delle migliorie e aggiunte incredibili post-game. Comunque va bene anche così. Che altro dirvi? Io vi ringrazio per aver seguito il video. Nel prossimo episodio, via Vittoria assolutamente. Come sempre date un'occhiata in descrizione se volete seguirmi sui social, Telegram e Instagram. Inoltre se volete iscrivervi al canale è gratis ovviamente. E noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye.